Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo video per la serie One Shot. Ovvero, io che gioco un videogioco una sola volta e poi lo abbandono per sempre. Questa è l'idea. Comunque sia, oggi si gioca BitLife, l'ho scoperto qualche giorno fa e ho visto che in realtà è da diverso tempo che è in circolazione, anche anni se non sbaglio. Dovrebbe essere un simulatore di vita, però in realtà io ho già fatto un paio di partite, due per l'esattezza. Quindi direi di magari provare a fare un'altra partita e vedere come va. Inizia una vita randomica, certo, casuale, perché no? Wow. Eccoci qua, siamo una bambina, Daphne Blackfriar. Siamo nati a Liverpool, Regno Unito, certamente. Siamo stati concepiti su una lavatrice. La macchina era... oh, cavolo, durante la centrifuga. Immagino il perché. Ha una sorella più grande di nome Keira. E abbiamo un cane che si chiama Coda. Cominciamo la vita! Tra l'altro... è tempo di dormire, del riposino. Compromesso, non lo so. Comunque sia. Siamo felicissimi. In salute. Abbastanza intelligenti. Siamo brutti come la fame. Questo mi ricorda qualcosa. Ah, quindi come compromesso giochiamo per un pochino, però poi facciamo il riposino. Ci sta. Abbiamo una nuova amica, Molly Longstaff. Che nome. Vuole essere nostra amica, ha 3 anni, è pazza, è intelligente ed è brutta. Perfetto, le ragazze brutte vanno sempre insieme. Perfetto, andiamo avanti. Abbiamo un'infezione all'orecchio. Andiamo alle elementari, solo per ragazze. Oh, wow. Siamo a casa di Molly, stiamo per fare della cena. Stiamo per cenare, ma il cibo fa schifo a vedersi. C'è scritto qui, non è che lo dico io. Suck it up and push it down, sleepy to the dog, dallo a cane. Tranquilli. Andiamo in vacanza a Firenze. Ok, come ci comportiamo? Allora, io ogni volta che si andava in giro, non in vacanza, semplicemente in giro, volevo sempre sapere dove cavolo si andasse a parare. Perché non è che non volessi andare, però dico, oh, mi dite dove andiamo? No, vieni zitto. Ci lamentiamo ma andiamo. Questo è quello che facevo io. Ah, ci siamo lamentati, però non ci hanno portato. Siamo a casa da soli. Come ti viene in mente di lasciare tuo figlio di 6 anni a casa da sola? Questo è parenting 101, cioè... ho l'influenza, che bello. Il nostro cane è morto a 14 anni. Lei, è una femmina. È morta per l'età. E beh, mi dispiace, succede. La polmonite! Cavoli. Oddio, dottoressa. Dottoressa. Dottoressa Powell. Mi curi, pneumonia, polmonite. Oh, meno male. Oh, la polmonite ci si muove, ragazzi. Andiamo alle... cosa? 7 anni? Ah, la mamma soffriva di pneumonia, di polmonite, non noi. Ah, scusami. Io soffro di polmonite. Mia madre non soffre più di polmonite. I miei genitori sono preoccupati per la mia vista. Mi portano da un ottometrista. Devo trovare... cosa devo trovare? Eccola, la D. Ok, io e mia sorella stiamo discutendo su chi di noi due abbia il culo più grande. Attaccala, attaccala. Le pizzico... la gola, cosa? Oh. Le ho pizzicato la patata e... e un po' di danni l'ho fatto, ok. Cacchio! Cosa? Una stun gun! Ma siamo pazzi? Ci ha sparato il culo! Ma dai! Ma ragazzi, ma siamo scemi? Con la stun gun! Questa è scema! Allora, Evelyn, una nostra amica, Evelyn Cambridge con un nome del genere, vuole copiare l'esame di inglese. Diciamo, ma la maestra l'aiutiamo a studiare. La facciamo copiare, sì. Ah, mi ama ora, bene, quindi siamo amici. Tutti i tuoi amici si uniscono a YouTube. Cosa farai? Mi unisco anch'io. Ok, facciamoci una community, perfetto. Nostro padre ha la diarrea, grande papi. Ah, dobbiamo fare... per la macchina, vai, con la macchina. No U-turns. Beh, vorrei vedere. Ti sei diplomata. Andiamo all'università perché voglio di lavorare manco per il... Quindi, che facciamo? Antropologia, che bello, con i bambini morti di qualche milione di anni fa. Infermiera. Ah, cavolo. Ingegnere, non mi dispiacerebbe. Psicologa.
Cioè, quindi una donna è limitata a queste classi universitarie, ingegneria. Ci costa un totale di 60.000 sterline, che sarebbero tipo 80.000 euro, più o meno? Sì, sono 70.000 euro. Incontriamo William Chancellor alla palestra. Ha 18 anni, è etero, ovviamente. È pazzo in culo. I soldi, vabbè, intelligente ed è figo da far paura. Ok, ci vediamo con sto William. Attenzione, Chancellor ci vuole far perdere la verginità. Che facciamo? Beh, è passato più di un anno da quando stiamo insieme, direi che sarebbe anche ora. Facciamolo. Il suo eccitamento così basso? Vi posso assicurare, da uomo, che quando si fa sesso per la prima volta, questa barra di eccitamento non è minimamente reale. È molto di più, dovrebbe essere. Per me era molto di più, poi non so voi. Comunque, andando avanti, evitando particolari che nessuno vorrebbe sentire, siamo incinta. Porca puttana, ma ti può sembrare che rimaniamo incinta dopo la prima volta? Ma il preservativo, questo l'ha mai sentito? Ma anche lei, anche noi. Cioè, insomma, ci siamo capiti. Ah, il bambino si dovrebbe tenere perché dal concepimento è una vita comunque. Mi conta come una vita. Teniamo il bambino. Frutto dell'amore. Come lo chiamiamo? È un bambino. Lo chiamiamo. Si chiamerà Sdrubale. Mi piace. Questo è il nome che darò a mio figlio nella vita vera. Ok. Circoncisione! Vai, vai, vai. Allora, ci siamo diplomati finalmente. Oh, cerchiamo un lavoro. Ovviamente come ingegneri. 53.000 sterline l'anno. Subito! Ma cavolo, ma dallo a me! Guarda, guarda, torno io a scuola per guadagnare poi 60.000 sterline l'anno, ma subito! Che tipo di posto di lavoro preferisci? Uno con molta flessibilità, con persone assennate, con molti collaboratori, uno che è casual, con la flessibilità. Ma dobbiamo cercare un lavoro. Vediamo di iniziare a fare qualcosa. Come costa? Ma non è vero che costa cercare lavoro, ma che cavolo dici? Ma che cavolo? Allora, facciamo intanto babysitter, dai, iniziamo con qualcosa. Toh. Ok, abbiamo fatto qualcosina, ma non ci basta. Cerchiamo un lavoro, ingegnere. Allora, apply per questa posizione. Allora, ci fanno una domanda: perché dovremmo assumerti? Io la prima volta, io ho risposto una volta a questa domanda perché vorrei vivere e mi hanno assunto per questa risposta. Quindi, perché dovremmo assumerti? Perché non dovreste? Ma che cazzo? Ma dai, assumimi! Ma è quel paese, toh, un altro posto, apply. Quali di questi biscotti ti sembra migliore? Wafer. Dai! Ma insomma. Guarda, alla fine vado a farmi irritare. Allora, riproviamoci. Okay. Ah, mi hanno già rifiutato qui. Igienista dentale? Perché? Cosa cerchi in una nuova posizione? Un salario. Un bel salario. L'opportunità di farmi vedere. Una possibilità per. Guarda, denied. Crimine organizzato, avanti! Mafia! Provvedi alibi! Lascia perdere. Marcello! Oh. Ma sono italiano più di... Ma dai! Ma perché? Non riesco a trovare un lavoro, morirò! Vai, enlist in the Navy. Perfetto, siamo... Ok, vai. Deployment. Ok, dobbiamo andare in Estonia. Ai ai, Captain. Oh, cosa? Ah, campo minato. Abbiamo fatto scoppiare una mina. Ci siamo fatti un bel po' di male. Oh, cosa? William ci ha tradito con una donna sul tavolo dove facciamo mangiare nostro figlio?
Ok, lo attacco. Porca miseria. Guarda, gli pesto la gola. Che poi gli ha dato anche un calcio sugli stinchi, facendogli male al polpaccio. Vabbè. Ci ha attaccato con una baionetta. Ci hanno in cosa la polizia? Ah, va bene, sono molto professionali, ok. Coopero con loro. Mi difendo da solo, guarda. Sì, mi dichiaro colpevole, bene. Va bene, ora siamo usciti. Birth control. Ma cosa? Il nostro ragazzo vuole che prendiamo la pillola. Ma scusami, non l'abbiamo già perdonato perché ci ha tradito? Ma se la mia ragazza mi tradisse, prima cosa calci in culo fuori da casa mia, seconda cosa non la vedrei più. Ok, prendo la pillola. Depressione, ma che cazzo, ma che vita è? Dobbiamo vaccinarlo, vaccinalo! Nostra madre ha la diarrea, cazzi suoi, scusami, eh. Il nostro ragazzo vuole rompere con noi. Dice che non può controllare i suoi impulsi sessuali. Allora, prima cosa, se non puoi controllare i tuoi impulsi sessuali, cerchi di convincere la tua ragazza a fare sesso. Ci provi, se poi proprio non vuole, vai di manuale, no? Lo pestiamo in faccia. Ok. Ci ha sparato con una pistola automatica in faccia. Cosa? Allora, aspetta un momento. È ricordata per aver attaccato, molestato, sua sorella. Per una volta che le ho pizzicato la patata? Continua come Asdrubale? Cosa? Ci ha lasciato con un debito di oltre 30.000 dollari. Oh, no, 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 no. Ciao proprio, ciao, eh.